ben ritrovati a tutti quanti telespettatori di Mercurio, l'informazione asettica. Eccoci qua di nuovo, dopo un lungo stop non dovuto a cose nostre, ma bensì al fatto che anche qui a Mercogliano c'è stata la campagna elettorale. Una campagna elettorale lunga che ci ha fatto scegliere di rimanere appunto asettici, come è la nostra natura. E quindi adesso ricominciamo con il format che è sempre lo stesso, ma che ha anche molte novità. Ecco a voi adesso i titoli dei servizi. I temi trattati in questa puntata: centro sportivo, quale destino? Cashback World, siamo andati a scoprire di cosa si tratta. Eccellenze mercoglianesi, incontro con Irene Russo. Smart City, a Pinerolo per scoprire quali sono le risorse energetiche del futuro. Cosa fanno i nostri vicini? Ad Ospedaletto per scoprire il fermento primaverile. Sport. Incontro a tu per tu con il presidente della SD Città di Mercogliano, Antonio Sarti. Satiricon ritorna, mandate a letto i bambini. Scusi, ma per il campo da tennis? Non lo so, io in verità stavo cercando quello di calcetto. Ma non c'era un centro sportivo qua? No, così pare. Ma... Campi da calcio a 5 in terra, campo da calcio a 5 in erba sintetica con relativa struttura per l'installazione della copertura in PVC, tra l'altro installata quando il centro era ormai già chiuso. Pista da pattinaggio, palestra coperta con gradinate e locali di servizio, area ristoro con servizi, ambienti di servizio, due campi da bocce coperti con gradinate e relativi servizi. Questi in breve i vari elementi che costituiscono il centro sportivo di Mercogliano, una struttura inaugurata nel settembre del 1999, costata alla collettività la bellezza di 4,4 miliardi di lire, finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti e da considerarsi per quegli anni assolutamente all'avanguardia. Dato in gestione a una società privata, il complesso ha vivacchiato per alcuni anni fino alla chiusura definitiva. Nel 2008 la struttura, che si sviluppa su 30.000 metri quadri, è rientrata in possesso dell'amministrazione soltanto dopo un lungo iter legale, terminato nel settembre del 2014, ma reso esecutivo nel novembre del 2015. Il complesso, già vandalizzato negli anni immediatamente successivi alla dismissione, oggi resta in uno stato di sconcertante abbandono. Venne usata come rifugio per i senza tetto prima e come discarica a cielo aperto poi. Così come faceva notare l'assessore Napolitano all'indomani della presa di possesso della struttura nel novembre del 2015, il complesso nella sua interezza difficilmente potrà tornare ad una piena efficienza, in quanto la condizione in cui versa non lascia spazio ad un'eventuale ipotesi di ripristino. In soldoni, quindi, meglio l'abbattimento che un rivestimento ingente di una struttura oggettivamente irrecuperabile. Ad oggi, infatti, non è stato avanzato nessun progetto per la riqualificazione dell'area e a 3 anni dalla chiusura definitiva questo non fa ben sperare. Per la serie, mettiamoci una pietra sopra e non pensiamoci più. Il problema, in realtà, è che pietra dopo pietra la nostra bella città è quasi diventata una cava a cielo aperto, o, come direbbe qualcuno con i capelli bianchi e qualche anno sulle spalle, una carcara. Ad un osservatore attento non può sfuggire che i cantieri sospesi o abbandonati ormai cominciano ad essere tantini, e si ha l'impressione che l'amministrazione non abbia ben chiaro il da farsi, se non l'appellarsi in maniera un po' fantoziana alla santa, onnipotente e un po' tronfia area vasta. Gli indici dicono che l'economia mercogliana si sia fermata. Invece, con Cashback World, gira! Si è tenuta il 7 marzo a Mercogliano, all'albergo Even del Benessere, la conferenza dedicata alla presentazione del progetto internazionale Cashback World. Cashback World costituisce un network globale dal quale gli aderenti e le imprese convenzionate traggono vantaggio. Gli aderenti ricevono ritorno di denaro, mentre le imprese convenzionate acquisiscono clienti fidelizzati ai quali offrono volentieri vantaggi speciali. Avviata inizialmente in 4 nazioni, l'impresa è cresciuta fino a diventare oggi attiva a livello internazionale. Cashback World, infatti, è attualmente attiva in 47 nazioni. Durante la serata hanno relazionato Ernesto Losco, Fabiano De Marco e Nicola Domini. Per la nostra rubrica sulle eccellenze mercoglianesi, oggi ci siamo rivolti ad un critico particolare. Quest'oggi vi presenteremo un vino dal sapore molto corposo. No, questa è per la rubrica culinaria. Il critico è un altro. Passiamo la linea alla regia. Oh là là, per l'eccellenza del Mercoglian, abbiamo avuto a trovare nella boutique Irene Russo. Una parola per descrivermi. Creativo.
Per la nostra rubrica sulle eccellenze mercoglianesi ci occupiamo oggi di una persona che, insieme alla sua arte, porta con orgoglio la sua mercoglianesità in giro per il mondo. Sono Irene Russo, ho 32 anni, sono di Mercogliano. Nel suo laboratorio di Capocastello, Irene ci ha raccontato alcuni aspetti della sua arte e del suo modo di rappresentare la realtà. Tutti i colori che utilizzo, per quanto possano sembrare astratti, irreali, surreali, sono stati definiti in 10.000 modi, sono reali. Il rosso che uso, a parte che utilizzo le terre, quindi già di base il colore è reale, perché comunque utilizzo i pigmenti, le terre che sono di origine naturale, appartengono proprio alla nostra quotidianità. Da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo, il cielo muta in 100.000 modi. Magari uno sguardo disattento non se ne accorge, però il cielo del tramonto o dell'alba, il cielo del mezzogiorno oppure della sera, ha tutte queste sfumature che vado a utilizzare nei miei lavori. E fondamentalmente io appartengo molto alla naturalità, alla realtà, però vista dai miei occhi, quindi queste sfumature del colore del cielo o dei riflessi del mare appartengono alla realtà. Però sono tante realtà che io fondo attraverso le mie esperienze, il mio vissuto, alle mie sensazioni, alle mie emozioni, in una realtà che va al di là di quello percepibile, ma appartiene a ognuno di noi la può riscontrare, la può vedere. Pittura e colori, ma soprattutto sperimentazione, sia nei materiali che nelle tecniche di manipolazione della materia, come la marmorizzazione dell'acqua. Tecniche che Irene ha appreso durante i suoi viaggi, che hanno avuto sempre come punto di partenza e di ritorno la città di Mercogliano. Il fatto che mi sia fermata come pittrice non deve essere un limite per la sperimentazione di altre tecniche. Mi occupo di land art, quindi di lavori di grandi dimensioni utilizzando legni e materiali naturali, arrivando a opere fino a 13 metri circa di lunghezza e sui 3 metri e mezzo di altezza, ma anche installazioni, quindi utilizzare sempre la tecnica di ambientale, quindi di interazione personale, sia personale che l'interazione delle persone con l'opera stessa, perché mi piace utilizzare grandi dimensioni proprio per dare il modo alle persone di entrare in relazione in maniera forte con il quadro, con il lavoro, con l'installazione. Le mostre da lei curate in ambito nazionale ed internazionale non hanno mai convinto Irene ad abbandonare questa terra, malgrado le difficoltà. Sono figlio di questa terra e l'ho sempre detto, infatti quando mi cambiano la regione, perché è successo, hanno cambiato la provincia geografica, mi arrabbio, diciamo, perché sono felice di essere nata in questa terra. Questa consapevolezza l'ho acquisita col tempo. Viaggiando, spostandomi, mi sono resa conto del privilegio di essere nata in Irpinia, di essere parte di una città che è periferia ma al contempo centro, di essere vicina alla città ma potermi allontanare e avere il rifugio nelle montagne. Quindi questa è una consapevolezza che è venuta col tempo, l'ho acquisita da pochi anni e nel momento in cui l'ho acquisita ho avuto un equilibrio, perché penso che sia importante che appartenga a tutte le persone, gli artigiani, gli artisti e tutti coloro che decidono di rimanere nella terra, non essere migranti. Per lei le radici sono una cosa importante, dalla quale non si può prescindere, come il suo modo di fare arte. Un'arte che resiste e che porta il nome di Mercogliano e di una sua figlia in giro per il mondo, mentre Irene continua a lavorare in sordina nel suo piccolo atelier della parte antica del paese. Come si suol dire, nemo profeta in patria. E ora linea Pinerolo, dove i nostri inviati ci chiedono la linea per delle informazioni che saranno molto utili. Grazie per la linea. A Pinerolo abbiamo scoperto che una busta di monnezza può diventare compost. E due possono diventare biogas. Vediamo il servizio. E la rubrica Smart City a monnezza la gente. Niente, andiamo pazzioni. Scusate, abbiamo dei problemi tecnici. Ovviamente si trattava della rubrica Smart City. A voi il servizio. Utilizzare gli scarti del pranzo per fare il pieno alle nostre auto. Non è il futuro, è già possibile. La raccolta dell'umido costituisce il 40% del totale della differenziata, una quantità enorme che potrebbe ancora aumentare. Sono 6,5 milioni di tonnellate le quantità raccolte ogni anno in Italia.
Ovviamente la distribuzione non è uniforme, tendenzialmente abbiamo una raccolta maggiore al nord rispetto alle zone del sud. I comuni forniscono l'organico di impianti come questo di Pinerolo, vicino Torino, azienda a capitale pubblico. Qui i rifiuti vengono trasformati in una purea che finisce in questi enormi silos, dove avviene la fermentazione anaerobica a 55 gradi di temperatura. Questa fermentazione, che è naturale, sostanzialmente produce gas che poi viene avviato alla conversione in energia, e un residuo che si chiama digestato che poi viene avviato al processo di compostaggio. Oltre al compost, un ottimo fertilizzante naturale, viene generato anche biogas, usato per produrre energia elettrica e teleriscaldamento per le case di Pinerolo. Ma questo impianto può anche trasformare il biogas in metano. Biometano, che può andare sia in rete come sostitutivo del gas naturale sia all'alimentazione dei mezzi. L'azienda punta ad alimentare a biometano i camion della raccolta dell'umido, un perfetto esempio di economia circolare. Lo scorso 2 marzo è stato varato un decreto del governo che dà il via alla produzione del biometano per autotrazione e stanzia incentivi per 4,7 miliardi per i prossimi 4 anni. Il biometano è un gas che ha caratteristiche perfettamente identiche a quelle del metano fossile. Sembra quasi una magia, ma dal rifiuto organico potremmo fare funzionare le nostre auto. Per la nostra rubrica Cosa fanno i nostri vicini ci siamo spostati ad Ospedaletto. Vediamo il servizio. In primo tra tutti abbiamo pensato che fosse necessario dare un inizio alla primavera. In tutto il mondo esistono dei festival internazionali di musica, esistono addirittura in America delle pause dal lavoro, dall'università, che si chiamano appunto Spring Break, e noi abbiamo deciso di proporre lo Spring Break di primavera, che in realtà per noi durerà solamente un giorno. Ospedaletto d'Alpinano è una terra, un territorio di eventi tradizionali, popolari e musicali, con l'aiuto a Montevergine, con la Candelora, la Frasca del Capodanno, il Focalone di San Giuseppe che si terrà il 19 marzo prossimo, una serie di altre feste popolari patronali. È un luogo di eventi. La nostra idea di sviluppo territoriale, di sviluppo turistico, è proprio quello di potenziare questa capacità che ha Ospedaletto. Ovviamente, al di là degli eventi già presenti, stiamo organizzando una serie di manifestazioni collaterali che abbiano però in qualche modo il tema portante della tradizione popolare. Abbiamo raggiunto telefonicamente Claudio Giagnotti dei Mascari Miri, meglio conosciuto come Cavallo. Ascoltiamo insieme la nostra telefonata. Noi stiamo promuovendo da un po' di anni questo concetto tamburello, cioè come bisognerebbe chiamare il nostro tamburo, intendo, no? E quindi faremo una specie di lezione pratico-teorica sullo strumento soprattutto, no? Quindi faremo vedere alcuni strumenti antichi, tecniche di come si suona oggi, diciamo, e come si suonava qualche anno fa, specialmente nella zona, diciamo, ionica, Cutrofiano, Aradeo, una zona molto importante per quanto riguarda alcune famiglie che hanno una tecnica particolare. E niente, poi la serata, Mascari Miri in concerto, poi se partiamo per un lungo viaggio che ci vedrà in concerto fino a dicembre del 2018 con i 20 anni dei Mascari Miri. Bene, quindi un tour molto ricco, quindi portare in giro quello che è il concetto della trad innovazione. Sì, da 20 anni, dal 98 appunto, noi portiamo avanti questo linguaggio, tradire per rinnovare, un po' questo è il nostro obiettivo, e penso che ne ci siamo riusciti, perché poi abbiamo donato tanta musica che tanti altri gruppi poi hanno sposato, e oggi possiamo dire ci sono tanti trad innovatori in Italia. E ricordando ancora la serata, invece, non è la prima volta che venite ad Ospedaletto, quasi come a creare questo connubio tra Campania e Salento come una grande famiglia della musica. Ma io dal 95, quando vengo dalle feste sulla Tambriata, la prima è stata Madonna dell'Arco, no? Nel 95 appunto c'è sempre un ponte tra il Salento e la Campania, zona vesuviana o diciamo feste sulle Madonne, quindi da sempre c'è stato questo scambio. Poi siamo 6 a settembre a suonare proprio per la festa di Montevergine, quello ci ha dato ancora di più una
sensazione che questo linguaggio deve continuare, e appunto certo. Siamo ritornati, faremo poi tre appuntamenti in campagna, anzi vi invito ad andare a vedere sulla pagina Facebook dei Mascheri Medico, si vede tutte le date, tutti gli appuntamenti. E per chiudere, diciamo, Ospedaletto, abbiamo detto che non era la prima volta, ci puoi raccontare il rapporto del vostro gruppo con il paese di Ospedaletto, come siete trovati? Io conosco un po' gli autoctoni di Ospedaletto, la festa della Madonna di Montevergine, come dicevo prima, dai primi anni 90, e quindi sì, da sempre si è instaurato un rapporto di incontro e di scambio, quindi questo è stato secondo me l'argomento che poi ci ha fatti unire, no? Soprattutto con alcuni personaggi, della tradizione, quindi incontrarsi, scambiare, mangiare, stare insieme, litigare in alcune occasioni, quindi perché poi altre volte litigare, uno dice no, io mi sono litigato, ma quello è confrontarsi, no? È possibile che dopo qualche anno poi ritorni e l'amicizia ritorna ancora più forte. Ringraziamo Claudio dei Mascheri Medi e diamo a tutti appuntamento ad Ospedaletto il 23 marzo, e invitiamo anche a seguire tutti la pagina Facebook dei Mascheri Medi per non perdere nessun appuntamento. Grazie a voi e mi raccomando, ballati. In fondo Ospedaletto per noi dovrà essere un po' questo, il d'ombelico del mondo della musica popolare, perché in fondo già è candidato ad esserlo, lo è per delle sue vicissitudini storiche, e con noi lo deve essere sempre di più, perché appunto riteniamo che lo sviluppo di un territorio, all'interno di una strategia per lo sviluppo del territorio, gli eventi culturali abbiano uno spazio importantissimo. Carlo, tu quando vedi boh. Tu che vuoi a me? Pure tu hai fatto boh. Io! Avevo fatto una, parlò. Sto stronzo. Abbiamo fatto il punto della stagione con il presidente Antonio Sarti in un'intervista a tutto tondo. A voi il servizio. Ci troviamo a fare un primo bilancio della stagione, anche se onestamente parlare di bilancio a questo punto è ancora prematuro, perché non abbiamo che fatto il primo giro di boa, in quanto siamo alla quinta giornata del giro di ritorno. E abbiamo ancora tante gare davanti, quindi parlare, diciamo così, di quello che sarà il finale di campionato è ancora prematuro. Però possiamo dire che per una squadra che si era formata e che nei piani societari doveva salvarsi, essere adesso, diciamo, in quelle elite di squadra che si sta giocando i playoff, ci fa immensamente piacere, però abbiamo un piccolo rammarico che probabilmente non abbiamo potuto utilizzare appieno la rosa nella prima parte di stagione. Poi non dobbiamo dimenticarci che all'inizio il mister avevamo puntato forse sulla persona sbagliata, poi col senno del poi abbiamo fatto una variazione e ci siamo, diciamo così, messi nelle mani del Mercoglianese, che forse ha preso più a cuore le sorti della squadra, avendo forse il polso della situazione, conoscendo meglio la squadra e i giocatori. E oggi la squadra appunto si sta giocando questo finale di campionato, portando avanti quello che sarebbe un sogno, quello di approdare in promozione. E per quanto riguarda il proseguo, sappiamo che ci aspetta un finale di campionato molto concitato, perché le squadre che verranno adesso a giocare con noi sanno che si trovano di fronte a una formazione che non è più una formazione fortunata, quindi avere 15 risultati consecutivi significa non essere più una formazione che si può ritenere fortunata, ma una formazione che ha delle basi solide. Quindi gli avversari giocheranno per toglierci questo record, quindi per mettere fine alla lunga striscia positiva che abbiamo avuto. Noi dalla nostra parte però abbiamo la consapevolezza ormai di essere un gruppo forte, che si sta allenando bene,
e che deve ringraziare comunque, diciamo, uno staff forte, perché non è solo Sarti che fa parte di questa associazione, ma bisogna annoverare tante persone. C'è il DS Ferraro, che ha giocato benissimo le sue carte e ha messo insieme con pochi spiccioli una squadra che sta facendo bene. E non possiamo dimenticare il preparatore che ci sta facendo praticamente fare dei miracoli. Molti esperti dicono che i risultati che stiamo avendo li stiamo avendo perché abbiamo una supremazia fisica sugli avversari, e chi conosce il calcio sa che non sta dicendo una sciocchezza, ma sta dicendo una verità, e questo è Luigi Cendarelli. Però poi ci sono altre persone, c'è De Angelis Nicola che fa da collante tra la società e la squadra, c'è Giuseppe Dello Russo, c'è Di Gadia Maurizio che sono i preparatori del portiere. Tutte le componenti stanno funzionando bene. Una squadra di calcio è come un'orchestra. Se tutti gli strumenti suonano a tempo, la musica è piacevole. Un Mercoiano che sta andando alla grande anche sui social. Sono stati appena raggiunti 1000 followers e c'è stata un'iniziativa speciale. Abbiamo raggiunto questo piccolo traguardo dei 1000, 1000 mi piace, e abbiamo deciso di premiare il nostro 1000° follower con la tuta ufficiale della squadra. L'unico rammarico effettivamente è di valutare che raggiunto l'obiettivo che ci siamo a questo punto prefissi, perché comunque ci stiamo provando con tutte le forze a raggiungere questo obiettivo, e che magari raggiungere l'obiettivo della promozione e poi avere l'anno prossimo il problema di non avere una struttura idonea potrebbe diventare un'arma a doppio taglio, perché non avendo ancora la struttura sul territorio di Mercoiano, noi ci appoggiamo a Monteforte, però Monteforte ha delle lacune come struttura, quindi in effetti significherebbe spostarci di nuovo. Noi siamo già gli zingari del calcio, quindi non abbiamo una meta, perché ci siamo nell'ultimo decennio avvicendati su decine di strutture. E noi comunque ci proviamo a raggiungere la promozione. Io spero che a quel punto le istituzioni riescano a darci una casa. Buonasera, vi consiglio di mandare a letto i vostri bambini. I parcheggi di questo paese sono infestati da strane presenze. Codellino. E guarda qua che tengo! Non la rivuoi la tua marchetella? Ne tenevo 100 a caso, però hanno frenato tutto quando indi fossi sto paese. Ma allora vuoi pallone giallo? No. Allora vuoi blu? No. Ma allora vuoi rosso? Non è. Era un bello allecca allecca? No. Era un bello sbatte po'? Non è, appiccina mi risino per uno. Artemis, Artemis! A castagno lo prevede! Non è, a me mi zucchi non canne, sei vuoto di mangiati! Un tonone, un tonone! Non è, ho due gambi palloni! E i coriandoli! E io? Che può fare una volta l'anno, cazzo! Vabbè, ciao! No, aspetta! È un bello parcheggio senza pertusi! O che? È un bello parcheggio senza pertusi! Non ci credo proprio, stati buono! Non ci fai niente! Sto parcheggio sta in agapi tutti quanti! Ma nessuno conza!